Continuiamo a camminare in questa terra fatta di combinazioni. Sorella mia, mi fa piacere che a volte apprezzi le canzoni. Dando un occhio al finestrino, visto che sono sempre io a guidare, non ho più il tempo di guardare, ridere, godermi il ma. Come e quando nasce l'idea del Be Quiet? Il Be Quiet nasce 6 anni fa per avere costantemente un'attenzione sulla canzone d'autore in Campania, in Italia, e in qualche modo sentivamo che mancava il cosiddetto salotto, che poi salotto non è mai stato perché l'abbiamo sviluppato in un posto come la Sella Artiori, che erano vere e proprie cantine, sala prova, insomma, di Luciano Labrano, che ancora oggi è un membro attivo del Be Quiet. Facciamo 3 anni di, chiamiamola, gavetta come gruppo, come laboratorio. Arriviamo anche dopo un programma radiofonico fatto su CRC, arriviamo al Teatro Bellini, riceviamo un invito dei Fratelli Russo a continuare la nostra attività lì, e ci siamo fatti 3 anni, altri 3 anni al Teatro Bellini. E quest'ultima puntata, appunto, del Be Quiet al teatro è stata registrata ed è diventata una puntata zero che, come sai, andrà in onda su Rai 2. E questo, possiamo dire, collettivo di autori, di cantautori, quanto ha pagato in termini di tempo, di fatica per raggiungere l'obiettivo? Allora, viviamo purtroppo nell'epoca in cui si abitano sempre di più i giovani o comunque le persone che vogliono avvicinarsi a questo mestiere, che si possa avere tutto e subito. Questa è una grande menzogna che, insomma, Be Quiet in qualche modo lo dimostra e lo dice sempre, che questo è un mestiere per scalatori, non per paracadutisti. E quindi ogni metro guadagnato va guadagnato con sudore, con lavoro, con fatica, anche con scontri, incontri, perché poi il Be Quiet, quello che amo del Be Quiet, per cui sono molto affezionato al progetto, nonostante tante volte sia stato stressante, sono sempre rimasto vincolato e legato al progetto, amo l'umanità di questo progetto, mi dà sempre un punto di vista sull'umanità. Su come si comportano, su come sono gli artisti, su come si comportano gli artisti tra di loro. E quindi ho avuto modo di osservare quasi tutti grazie al Be Quiet, e mi sono reso conto di cosa funziona, di cosa non funziona, e il fatto che sia una cosa umana prevede appunto tempi umani. Noi ci abbiamo messo 6 anni a arrivare a un piccolo risultato come questo. 6 anni sono tanto nell'epoca di oggi, in cui metti una cosa online, successo, milioni di visualizzazioni, però poi tutto sommato abbastanza fluido, abbastanza inconsistente. Invece penso che il nostro percorso fatto di passi solidi sia in qualche modo, non si può mettere in dubbio, ecco, non si può assolutamente contestare. Infatti era proprio questa una crescita, la vostra, che parte dal locale, circoscritto alla città di Napoli, magari qualche cantautore di provincia, però comunque localizzato, sì, più sì, che sì, locale, sì. Quindi diciamo. Però l'approdo a Rai 2 adesso è una conferma. Sì, è una conferma, e poi anche abbiamo iniziato ad aprirci al nazionale anche dal punto di vista artistico. Perché non dimentichiamoci che il Be Quiet sarà un format divertente, ironico, comico, satirico, ma l'unico obiettivo reale di questo format è quello di portare la buona musica, talvolta celata, nascosta nei sottoboschi, appunto dell'underground. E abbiamo conosciuto in questi ultimi anni personalità artistiche in tutta Italia, anche grazie al Lupo Calise Festival che abbiamo fatto in questi anni, un festival nazionale, sempre organizzato dal Be Quiet, in Molise. Ci siamo aperti a cantautori di tutta Italia, emergenti, meno emergenti, con una carriera, che poi sai, alle volte incontri persone che hanno una carriera davvero di tutto rispetto, che continuano ad avere difficoltà, perché poi non si capisce mai quali siano le regole di questo gioco della musica italiana. Ancora oggi io non lo so quali sono le regole. Insieme guarderemo il mare, parlando solo di ciò che ci piace. Di quel mare ascolterai la voce, aria, dandan di bua, rararam pum pum pa, la ya la ya la ya, dandan di bua.
pensare che il nostro padre ci ha tradito, lo continui a odiare. E ti ricordi i buchi nelle scarpe, tra un giro in bici una domenica alla chiesa. Quei buchi ci hanno fatto grandi, quei buchi erano... Allora, ora parliamo di Giovanni Blocco, un giovane talento napoletano, adesso possiamo dire anche nazionale, perché sei molto conosciuto, hai avuto successo con le tue canzoni, hai vinto il premio Musicultura, il premio Targa Tenco, e nell'ultimo disco però hai voluto sperimentare il napoletano, perché prima cantavi in lingua. E perché questo ritorno alle radici? Per esprimerti diversamente o perché un'esperienza diversa? Oggi me lo sono chiesto più volte, visto che sto lavorando al terzo disco che sarà in italiano. È stata una parentesi che forse anche il Be Quiet mi ha spinto in qualche modo, perché stando continuamente a contatto con l'underground napoletano, ascoltando tutte le canzoni che venivano prodotte, frequentando comunque in qualche modo gli artisti, ti lasci influenzare, altrimenti non saremmo umani. Mi sono lasciato influenzare a tal punto che ho sentito l'esigenza di dire anch'io la mia in questa nuova, tra virgolette, scuola che è venuta fuori a Napoli. Ho detto, chissà io come sarei, accetto la sfida, lo faccio, chissà se ci riuscirei. E sicuramente era una cosa rischiosa dal punto di vista artistico, però ho avuto ottimi riscontri dal punto di vista di critico, di pubblico, non di critica, di pubblico. Ci sono andato con i piedi di piombo fino a un certo punto, poi mi sono lanciato, ho detto vabbè, vediamo come va, e è andata bene, è un buon disco spot, lo rifarei. Nel corso della tua carriera hai dimostrato che anche partendo dal basso si può arrivare ad un punto per farsi, insomma, riconoscere sia il talento che gli sforzi che uno fa. Come mai in questo mondo, che appunto pure tu dicevi che non è proprio così facile, tu ti sei tanto prodigato pure per dare spazio ai colleghi, proprio con il collettivo, con dare spazio non solo alla tua voce e al tuo talento, perché diciamo sei molto bravo, però dai anche spazio ai tuoi colleghi? È una propensione che ho naturale, nel senso che non è che c'è una spiegazione o un calcolo, è un mio modo di fare. A un certo punto ho capito che mi sarei un po' annoiato di fare sempre tutto da solo, in qualche modo. Io. È un mondo anche molto egoriferito. E la vita del cantautore, dell'artista è un po' egoriferita, è un po', almeno per quanto mi riguarda, la trovo molto noiosa, di dover pensare al proprio disco, dover pensare alle proprie canzoni, proporre le proprie canzoni. Per quanto poi sia un meccanismo rodato ormai, penso che sia anche un po' anacronistico questo assoluto egocentrismo dell'artista. Penso che oggi sia l'epoca in cui bisogna, se si ha un'opportunità, bisogna condividerla con quante più persone possibile. E chiunque può dire che qualunque concerto importante abbia fatto, ho ospitato sempre artisti che amici, artisti che stimavo, e ho sempre fatto questo. Un po' anche una questione karmica, va, dici, come mi diceva mia nonna, fa o bene sword, fa o male pienza. Oh no, ho detto bene. In qualche modo è anche un po' la mia filosofia, dare a prescindere, dare sempre. Quindi quanto è grato Giovanni Block al Be Quiet e quanto invece gli è costato farsi largo in questo mondo dove è così difficile, ritornando a quello che dicevamo prima? Ma questo mondo dell'arte, della musica, è un mondo senza regole, dove è sempre una partita a carte assolutamente coperte. Quindi sono grato al Be Quiet nella misura in cui è bello vedere persone credere in un'idea, perché poi il Be Quiet è un'idea. È l'idea che si può insieme portare progetti di qualità a alto livello, senza necessariamente diventare a tutti i costi commerciali o strizzare l'occhio a qualche tendenza modaiola. Quindi questa è stata la grande sfida del Be Quiet. Per il momento ci sta andando bene, perché oggi c'è un team favoloso che non avrei mai sognato, di attori, videomaker, persone davvero motivate, addirittura abbiamo un giornalista tra noi, quindi persone che si mettono in gioco nel gioco della musica, nel gioco del teatro. Ricordiamoci che parte sempre tutto dal teatro, è un modo di fare teatro improvvisativo, ma pur sempre teatro. Quindi sono grato al Be Quiet per la gioia che mi dà vedere persone condividere un'idea, che è una cosa rara oggi, l'ideale, l'idea, questa cosa che non si sente nominare. È bello averne una nella vita, è importante.
E l'essere indipendenti come artisti, anche autoprodursi rispetto a quello che nell'immaginario collettivo di un giovane giovanissimo che vuole fare l'artista, fare l'esploit, diciamo. Ma bisogna vedere questo esploit dove porta. Io di esploit ne ho visti tanti in questi anni. Ormai sono 15 anni che faccio questo mestiere, di esploit ne ho visti tantissimi. E non sempre, insomma, sono stati gratificanti, almeno non mi è sembrato fosse così. E i big sono rimasti big e quelli della mia generazione sono rimasti assolutamente ingabbiati. L'unico modo di indipendenza artistica, ma l'indipendenza di mentalità, l'indipendenza Intellettuale. di intellettuale. La mia generazione ha molto da dire, è arrivato il momento che lo dica autonomamente, senza dover cercare per forza qualcuno a cui appoggiarsi di più grosso che confermi. È finita l'epoca delle conferme, secondo Il programma su Rai 2 quando va in onda? me. Il 16 agosto alle ore 23:40, comunque seconda serata, siamo lì, mangiatevi le patatine, bevetevi una birra. E aspettateci, è un miracolo italiano, il Be Quiet su Rai 2. E per Giovanni Bloch e per gli altri ragazzi del Be Quiet è un punto d'arrivo o un punto di partenza? È assolutamente un punto d'arrivo, chi si sente di punto di partenza, scusami, chi si sente arrivato in questo mestiere ha smesso di camminare. È il nuovo inizio, io lo vivo come il nuovo inizio e è bello l'entusiasmo che è scaturito da questa storia, quindi cercheremo di, anzi, seguiteci sulla pagina perché avremo tante novità da settembre, vedrete che team magnifico c'è oggi e quanto sarà divertente seguirci a prescindere anche online, perché stiamo lavorando anche per, in qualche modo. E altri progetti? Vorrei fare il mio terzo disco quando avrò tempo. Sto lavorando a vari arrangiamenti di vari artisti. In qualche modo sto anche collaborando con la Federico II, con Federica Onina.it per quanto riguarda una ricerca sulla musica, sui corsi online, insomma è una cosa complessa, anzi magari dovremmo dedicare proprio un'altra intervista perché è molto particolare. Continuo a insegnare alla Factory del Bellini e insomma vivo nella musica, fino a quando riesco a vivere nella musica, quello è il mio progetto, vivere tranquillo e stare tranquillo, la tranquillità è il più grande dono che si può avere Adesso che ho le scarpe nuove, così diverse, così prive di stagioni, mi accingo a mettere le sorelle, camminerò tra le illusioni. Insieme guarderemo il mare, parlando solo di ciò che ci piace. E di quel mare ascolterai la voce. Insieme guarderemo il mare, parlando solo di ciò che ci piace. Quel mare ascolterò